Giulia era la nostra luce. Il suo sorriso timido e la sua gentilezza illuminavano la vita di chiunque la incontrasse. Sono le parole di Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano, uccisa un anno fa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, mentre era incinta di loro figlio Tiago al 7° mese. Martedì scorso al comune di Sant'Antimo, il paese del napoletano dove abita la famiglia Tramontano, è stato inaugurato un centro antiviolenza, intitolato a Giulia e Tiago, nell'ambito della rassegna La città invisibile, promossa dal commissario straordinario Gabriella D'Urso e il suo team tutto il femminile. Abbiamo voluto ribadire a un anno dalla sua morte che questa era la sua casa e la sua casa sarà sempre. Sentiamo il bisogno di lanciare un messaggio forte. La violenza contro le donne è una ferita che ci riguarda tutti. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo educare, prevenire, proteggere, affinché nessuna famiglia debba mai più affrontare un dolore simile al nostro. Il lutto più inaccettabile che diventa impegno civile. Giulia e Tiago vivranno sempre nei nostri cuori e attraverso questo centro il loro ricordo continuerà a spingerci a lottare per un futuro senza violenza, dove regnino l'amore e la sicurezza. Grazie di cuore a tutti per il vostro sostegno e per essere parte di questo cambiamento. Qual è la speranza quindi? La speranza è che il bene prevalga sul male e questa è la dimostrazione. L'applauso alla dignità di questi genitori, alle parole del padre, della madre. E Marzia, hanno perso una figlia, un nipote, tra l'altro hanno chiesto ai giudici, leggo da un'agenzia, di poter riavere le foto, gli abiti, gli altri ricordi della figlia e i vestitini che erano stati preparati per Tiago. Sì. L'istanza è stata formulata a voce alla Corte d'Assise di Milano dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti, che è in collegamento con sì, noi, perché in questo caso sei avvocato della famiglia, ma a quel punto anche un coinvolgimento emotivo è innegabile. Io penso sempre, Caterina, quando vedo questi genitori, no? Tu hai detto bene, la dignità di un genitore, però mi chiedo anche come si fa a sopravvivere ad una cosa del genere, ad un fatto del genere, e come si fa a non odiare, Lo chiediamo alla professoressa Parsi questo, a non odiare, non avere quel livore, quella rabbia. Professoressa, la vedevo in collegamento che stava seguendo appunto le parole dei genitori ai microfoni della Volta Buona. Questa rabbia non c'era da parte dei genitori? Ma non, la sensazione che vorrei sottolineare è la prima, è l'impotenza. Cioè trovarsi di fronte a situazioni talmente aberranti, attenzione, e non c'è soltanto il delitto di questa creatura Tramontano, non c'è la Pifferi, il microcosmo è come il macrocosmo, orrori di questo genere nelle guerre, nelle situazioni di disagio più profondo, esistono, non le dimentichiamo, non facciamo... Allora, primo, e seconda cosa, mi pare che più che altro ci sia stupore di fronte a questa aberrazione, a questa mostruosità. Allora ci dobbiamo attrezzare a prevenire. Quindi la formazione dei genitori, l'attività all'interno delle scuole, i mezzi di comunicazione di massa che devono educare, non aggiudicare, ma analizzare perché si è arrivati lì. Giusto, analizzare, non è arrivato a fare Federico, una cosa di quel genere. Tra l'altro noi abbiamo preparato con Andrea Caterini il profilo di Alessandro Impagnatiello. Come lo vorresti definire tu, Federico? Ma guarda, questa è una cosa che io lascio sempre ai tecnici, perché il giudizio umano, soprattutto quando una persona la conosce, qui dovremmo giudicare solo quello che ha fatto, non credo che ci sia discussione, no? Però c'è uno spunto di riflessione in questa cosa, cioè l'aspetto umano, soprattutto quando si è molto arrabbiati, come in questo caso, rischia di venire un po' meno. Siamo tutti arrabbiati, tutti vogliamo giustizia per questa ragazza, tutti ci mettiamo nei panni dei genitori e sottovalutiamo, secondo me, due cose a cui non pensiamo mai. La prima è quel tribunale lì, cioè stiamo tutti a guardare quello che fa Impagnatiello, ci preoccupiamo poco, ma senza colpa, di quello che succede ai familiari di Giulia invece, perché
La Procura di Milano è un posto enorme, gigantesco, fatto di marmo, di aule enormi, dove passa il peggio della vita, e entrare là dentro per andare a discutere della morte di tuo figlio in quel modo deve essere una cosa che leva il fiato ogni secondo, cioè stai in apnea ogni secondo, non ci pensiamo mai. Così come nessuno pensa a un'altra cosa, questo processo finirà. E a quel punto la lotta che ha tenuto in piedi quella famiglia per più di un anno per avere giustizia muore, e devi affrontare tutto insieme quel lutto, e sarà un altro momento tremendo, quello in cui saranno soli però. Non a caso stanno reagendo e stanno facendo delle cose in memoria della figlia e per poter poi andare avanti. Sì. Vediamo il ritratto. Secondo tutti gli esperti di questioni giudiziarie, la condanna di Alessandro Impagnatiello è certa. Tuttavia resta da stabilire l'entità della pena. Anche se l'assassino è reo confesso, l'ergastolo non è affatto scontato. I suoi avvocati difensori, Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, puntano infatti su una sua presunta incapacità di intendere e di volere, almeno parziale, che lo avrebbe portato a commettere l'omicidio. Per questo hanno depositato alla Corte d'Assise di Milano una consulenza psicologica di parte per indurre la Corte a disporre una perizia psichiatrica. Nella consulenza si sostiene che Impagnatiello sarebbe affetto da disturbo ossessivo e paranoico, determinato da un forte narcisismo. Questo, per la difesa, spiegherebbe i suoi comportamenti criminali, come l'utilizzo del veleno per topi per tentare di uccidere Giulia. La consulenza psicologica è coerente con la dichiarazione di Impagnatiello in prima udienza, quando aveva detto di non aver capito cosa gli fosse successo. Impagnatiello sarà sentito lunedì prossimo, il 27 maggio. Il 10 giugno, invece, verranno ascoltati gli unici due testimoni della difesa, ovvero lo psichiatra Raniero Rossetti e la psicologa Silvana Branciforti, che hanno redatto il parere sul barman, a conferma che i suoi legali puntano tutto sulla incapacità di intendere e di volere. Questa è la vera notizia che sta sorridendo l'avvocato Cacciapuoti in collegamento, perché l'incapacità di intendere e di volere, ma non lo so, mi astengo da fare le mie riflessioni. Insomma, lunedì si aspetta questo interrogatorio, ma incapacità di intendere e di volere a questo ragazzo che ha premeditato tutto, boh. Guardi, dottoressa, le consulenze, quella psichiatrica e quella psicologica, depositate all'attenzione della Corte d'Assise sono da ormai giorni al vaglio anche di quelli che sono i nostri due consulenti psichiatrici indicati dal primo momento nella nostra lista, i quali contesteranno punto per punto, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista delle risultanze vere e proprie, quello che è uno scritto che noi ci sentiamo di non condividere nella maniera più assoluta, sia dal punto di vista scientifico, sia in ordine alla circostanza che la valutazione diagnostica che viene svolta ritengo che pretermetta in maniera assoluta quelle che sono le risultanze di carattere processuale, anche se sul punto espressamente non entrerò nel dettaglio, perché sarà proprio questo il fulcro di quella che sarà l'udienza del 10 giugno. Medio tempore, come ha detto in precedenza, ci sarà l'esame dell'imputato, e anche in quell'occasione sarò affiancato da uno dei miei consulenti che presenzierà e avrà modo di limare nelle ultime parti, vedendo de visu lo stesso signor Impagliatiello, avendo analizzato l'intero compendio mastodontico processuale, sia di natura cartacea che di natura audio e video, e quindi le conclusioni, al di là della opinabilità di carattere scientifico, debbono sempre, in qualsiasi procedimento, approccio di carattere scientifico corretto, avere una base di partenza, un'ipotesi che sia corretta. Nel caso di specie la correttezza dovrebbe essere quella di vagliare la correttezza, la conformità alla verità del propalato, di quanto afferma, assevera il signor Impagliatiello. Professoressa Parsi, ha qualcosa da aggiungere al profilo che abbiamo? Aspetti, avvocato, sto andando dalla professoressa Parsi, perché... Allora, io sono... Sì. Prego, prego, professoressa. Io credo che... che avranno per poter diagnosticare, ci sono strumenti
e diciamo approfondimenti che permettono di fare una diagnosi clinica. Allora, per quello che mi riguarda, azioni di questo genere sono esemplificazioni di un narcisismo maligno che non tiene in alcun conto diciamo quello che può desiderare o essere degli altri, se non è qualcosa che riguarda loro. È fatto di meccanismo e controllo che può ossessionare lo stesso soggetto che ossessiona e controlla gli altri, e non solo, è una spaccatura profonda dove c'è un apparire del dottor Jekyll e un Mr. Hyde che invece può uccidere, può far male e che è capace di programmare tutto questo e lo fa, altro che procede, prevede. Sembra che anche lo studio sia abbastanza concorde con lei. Ci fermiamo per 60 secondi. Eccoci qui, bentornati. In collegamento c'è Daniela Scotto con l'avvocato Cacciapoti, che è l'avvocato della famiglia Tramontano. Allora, lunedì poi capiremo quello che succederà in aula. Intanto grazie avvocato del suo tempo e grazie Daniela, perché anche emotivamente non è stato facile poter incontrare i genitori che sono stati così cortesi con i nostri microfoni. Grazie. E, Federico, lunedì cosa ti aspetti? Bah, difficile dirlo. Posso dirti quello che per fortuna non sarà. A prescindere da quello che lui dirà, da quale ruolo vorrà interpretare, da quale linea di difesa vorranno adottare, la nostra fortuna è che il sistema italiano, a differenza di quello americano, sì, non vive del giudizio di una giuria popolare sulla base di quello che viene in quel momento, ma delle prove, di questioni tecniche. Quindi qualunque parte tu puoi recitare non influenzi una giuria. Ci sono dei dettagli, ci sono delle questioni tecniche, le si affronta se sono fondate bene, se no no. Quindi qualunque giudizio verrà emesso non terrà conto di quello che lui vorrà recitare. Se vorrà recitare, poi vai a saperlo. Quindi, e questa la trovo una grande fortuna, francamente. Tra l'altro le notizie, Marzia, sono purtroppo sempre sconvolgenti.